Ciao Pet Comics, una delle serie più interessanti, più originali che ha conseguito grande, grande clamore, grandi risultati in termini di critica, oltre che di pubblico, è sicuramente Pantera Nera, serie ongoing firmata ai testi da Ta-Nehisi Coates o Coates, non ho mai capito come si pronunci. È disegnata da Chris Prus e Brian Steel Freeze. Un titolo che sembra strano annoverare nel genere supereroistico perché è quanto mai un dramma sociopolitico che all'interno appunto di un universo popolato da creature incredibili, metaumani, supereroi, supervillain, ognuno con poteri pazzeschi e con protagonista, peraltro, un personaggio importante nelle dinamiche Marvel, anche in quelle supereroistiche, basti pensare a Secret Wars e al ruolo che ha avuto Pantera Nera, che è stato anche il primo eroe di colore della Marvel. Ma tutto questo non conta, per quanto sia presente. Coates non estrae, come fece ai tempi Kirby, Pantera Nera dal suo contesto, non si dimentica quello che è avvenuto precedentemente, anzi sfrutta per esempio l'invasione di Namor e di Atlantide ai danni del Wakanda o l'arrivo di Thanos con l'Ordine Nero nel paese più avanzato del continente africano, se non del mondo Marvel, della terra Marvel, come pretesto. Si chiede, ma se nel Wakanda sono successe tutte queste cose, se questo paese ha subito così tanto in termini anche di vite umane, e di distruzione e di quant'altro, e questo paese è governato da un re, c'è cioè una monarchia, un re che non è stato in grado di proteggerlo, cosa pensa la popolazione? Tenendo anche in conto che Wakanda è Africa, e all'Africa oggi come oggi, basta affacciarsi là fuori, è il continente più in subbuglio del mondo dal punto di vista politico e sociale. Ci sono tantissime guerre, basti pensare a quello che sta accadendo in Libia. Certo, qui siamo in Nord Africa per quanto riguarda la Libia, non è l'Africa nera, però sempre Africa è un mondo a sé, dove veramente a volte vengono a mancare le regole base, i diritti base dell'essere umano. Ma Coates quindi dice: siamo sì nell'universo Marvel, ma è pur sempre l'Africa. E quindi crea un contesto sociopolitico che si oppone al reggente, al monarca, che vuole in un certo senso la democrazia, o almeno così, diciamo, dichiara, anche se la democrazia era quanto auspicava anche la cosiddetta primavera araba nel nostro mondo. E quindi crea le stesse dinamiche, un'equazione con le stesse variabili. Pantera Nera, T'Challa, deve affrontare molteplici nemici, c'è cioè il giovane ragazzo fomentato terrorista che si allea con dei costruttori di armi, c'è cioè il filosofo che dice stai sbagliando e gli fa tutto lo spiegone appunto filosofico, ci sono le donne, ci sono le minoranze che hanno subito abusi, violenze, che non hanno gli stessi diritti degli uomini, donne che erano le guardie del corpo del protagonista. Ognuno crea un fronte in una situazione molto delicata, che in questo terzo volume giunge a un punto di svolta, si scatena inevitabilmente la guerra, ma è una guerra anche qui narrata in termini fortemente realistici. E prima di arrivare alla guerra e alla soluzione, meglio, la risoluzione, perché c'è anche molta diplomazia, come in ogni storia che tratti temi politici e sociali, si viene a creare attraverso il dialogo una situazione di apparente equilibrio. Ora, a mio giudizio è un titolo interessantissimo che va letto con molta calma, pieno di riferimenti alla cultura africana reale, anche in termini puramente linguistici. Ci sono molti termini propriamente appunto del linguaggio africano, degli idiomi africani, quindi c'è molta consapevolezza da parte di uno scrittore che è africano e che è molto aggiornato su, perlomeno di origine africana, e che è molto aggiornato sulla situazione che questo continente vive oggi nel XXI secolo, nel mondo reale, tutto plasmato, tutto aggiustato, adeguato affinché riesca ad entrare in questa scatola che è appunto l'universo Marvel, l'universo di supereroi.
Non c'è molta azione, perché per una serie di Pantera Nera, una pantera, un felino, uno che salta, che si muove, che graffia, è strano, però funziona, a mio giudizio. Di contro, devo dire che a volte forse si eccede un po', tenendo presente e contestualizzando il fatto che pur sempre una serie Marvel e che i lettori Marvel vogliono anche storie di supereroi, lecitamente, credo che in alcuni passaggi si ecceda un po' con l'improntare la narrazione in termini sociopolitici a discapito dell'action, a discapito di uno storytelling più dinamico. Quindi magari se qualcuno di voi sta storcendo il naso dicendo vabbè, ma che succede qui alla fine, non è un punto di vista che posso giudicare sbagliato, che posso criticare, è giustificabile perché, ripeto, è pur sempre un titolo Marvel. Quindi vediamo un po', questo terzo volume che si intitola Re Orfano crea un nuovo status quo, crea un nuovo setting, e voglio vedere da qui come si evolve il tutto. Il titolo è disegnato da due grandissimi artisti, anche molto simili sotto certi aspetti, molto, che strizzano molto l'occhio al fumetto degli anni 90, le anatomie ben definite, marchi ingegni ipertecnologici, che quindi vanno un po' a contrastare quella ricerca di realismo che Coates vuole mettere nella sua storia dal punto di vista dei testi. Non dispiacciono perché sono due grandissimi artisti e danno poi, creano appunto quel contraltare che, grazie alla loro linea e alle loro forme molto morbide, molto dinamiche, anatomie slanciate, storytelling bello fluido, riescono a compensare quell'effetto di rallentamento che una narrazione così densa, così ricca e ricercata crea. Quindi grazie proprio ai disegni, vedete quanto sono importanti a volte i disegni in fumetto, e grazie ai disegni si riesce a proseguire in maniera più facile nella lettura. Ripeto, è una serie molto particolare, non per tutti, ci vuole un palato raffinato e una certa sensibilità verso tematiche di cronaca, sostanzialmente di cronaca e politica estera. Questo è quanto. Pantera Nera, volume 3, Il Re Orfano. Ciao del Comics.